un lato tutti riconoscono che il ruolo delle banche cooperative locali, mutualistiche in Italia, ma non solo, è stato particolarmente prezioso, direi provvidenziale proprio negli anni della crisi. E dall'altro si sta assistendo alla calata sulle teste degli operatori bancari di normative che sono impostate e vengono da logiche che non tengono conto delle specificità, delle peculiarità. E questo determina inevitabilmente degli effetti particolarmente pregiudizievoli proprio per chi ha modalità di operatività e di sviluppo come quelle della banca locale, cooperativa e mutualistica. Si sta verificando un processo per il quale il valore del capitale della banca diventa il totem al quale sacrificare tutto, per dirla in sintesi. Si sta assistendo a normative che di fatto operano indifferentemente tra banche che fanno sostegno all'economia reale e banche che gestiscono attività, principalmente attività finanziarie. Tutto questo comporta una riduzione del ruolo e della presenza di banche che hanno come finalità la crescita dell'economia reale, comportando quindi un pericolo di riduzione del sostegno alle piccole imprese, alle famiglie, e un incremento ulteriore dei rischi derivanti da finanza speculativa. Noi abbiamo assistito ad un manifesto sottoscritto dai ricercatori, docenti, studiosi qui presenti, che è aperto alla sottoscrizione, all'adesione da parte di tanti altri. Noi siamo fiduciosi che possa trovare ascolto da parte dei decisori, da parte dei regolatori. È per noi motivo di conforto perché si fonda sull'apprezzamento del nostro ruolo e, se vogliamo, anche di ciò che noi abbiamo cercato di testimoniare in questi momenti difficili. Credo che il miglior modo perché noi possiamo meritarci ciò che qui è chiesto sia quello di lavorare con coerenza tra gli obiettivi, le finalità, la missione e la pratica, e di autoregolarci, autoregolamentarci proprio per far capire che siamo prima di tutti noi consapevoli di ciò che ci è chiesto. Se tutto questo avverrà, da un lato prima di tutto col nostro impegno coerente, dall'altro con il sostegno di chi approfondisce e capisce le cose e ha interesse per il bene comune, io sono fiducioso che possa trovare ascolto da parte dei regolatori e magari anche da parte della tecnocrazia, che è così importante e influente a livello europeo di questi tempi.